Buonasera e benvenuti allo Sport City. Questa è la 13ª giornata della Serie A della Lega Calcio 8. Nell'ultima giornata del girone d'andata, l'Eurobet Palermo ospita la Lazio Calcio 8. Corner per l'Eurobet, palla giocata dentro, respinta al limite dell'area, c'è il tiro, la sfera rimane lì e Mastro Pietro salva su Angelè. Eurobet in proiezione offensiva, ora con D'Astolfo che la piazza esterno del palo. Azione dei padroni di casa che ora si sviluppa sulla fascia destra, sempre D'Astolfo, il destro fuori non di molto. Lazio che prova a uscire ma funziona il pressing dell'Eurobet, attenzione ad Anversa, si libera e Mastro Pietro devia con i piedi. Lazio che prova l'azione qui con la palla dentro, c'è il destro, gran parata del portiere, arriva Bozzetto, il suo tapin è vincente per l'1-0 della Lazio, ha segnato il capitano, tenta la riscossa biancoceleste Bozzetto, 1-0. L'Eurobet attacca a testa bassa, la Lazio si difende, c'è il cross dentro, D'Astolfo dal secondo palo, segna D'Astolfo il pareggio dell'Eurobet Palermo, siamo 1-1 dopo tante occasioni, segna D'Astolfo. La Lazio in contropiede, attenzione, 3 contro 3 e si divora il gol di Carlo. Calcio di punizione per la Lazio di seconda, Bettinelli, Caperchi la blocca addirittura. L'Eurobet che attacca con la sfera girata sul settore destro, Angelè dalla distanza, Mastro Pietro si distende. Di nuovo Alessio Angelè che sale sul settore destro, chiede l'1-2 a D'Anversa che controlla. D'Anversa gli arrende la grande col sinistro e poi Angelè dopo il rimpallo favorevole. Il gol del 2-1 dell'Eurobet Palermo, rimonta completata al 16° della ripresa. Lazio che prova a attaccare sull'ultimo pallone con Bozzetto che cade, ma finisce qui il triplice fischio del direttore di gara, regala la vittoria, il 2-1 all'Eurobet Palermo nell'ultima giornata d'andata contro una buona Lazio Calcio 8. Sicuramente una vittoria fondamentale, ha fatto un gol importante, sono molto felice, ha cambiato la partita e andiamo avanti. La sconfitta è pesante per come è venuta, perché non meritavamo assolutamente di perdere, oggi avevamo circa 13 assenti. Di cui 5 nell'ultima mezz'ora, quindi io sono il mister, ho dovuto giocare dietro quasi tutta la partita, l'avevamo impostata bene, siamo stati molto più pericolosi di loro, loro con solo conclusioni da fuori, quindi era già tutto studiato. Saluto amici di Fannerate, benvenuti alla Stella Azzurra dove per la 13ª giornata di Serie A andrà in scena la sfida tra gli Hammers e il Football 8. Cristian batte veloce Severini all'indietro verso Dio ci aiuti con il destro ed è un gol fantastico, pallone che finisce all'incrocio dei pali, 1-0 degli Hammers, ma che bel gol di Dio ci aiuti. Pallone verso De Angeli. De Angeli, il disimpegno sbagliato, la palla che giunge a Severini, Severini può mirare alla porta e c'è il 2-0, il sinistro chirurgico di Patrizio Severini, 2-0 degli Hammers. Pallone all'indietro verso Fabrizio, Fabrizio perde palla sulla questione di Cristian Severini, da questi a Mellaro, Mellaro davanti al portiere, la porta è sguarnita e salva Fabrizio, che occasione! Pallone in avanti del Football 8, Gianna viene fermato, riconquista il pallone Cardelli che va con il destro, Pasquali forse con il braccio, l'arbitro non fischia ancora, Cardelli, il 2-1, l'ha voluto e l'ha cercato, con rabbia Cardelli, 2-1, accorcia le distanze il Football 8. Pallone gestito da Cardelli verso Gianna, Gianna si gira, pallone verso Bud, Bud all'indirizzo ancora di Cardelli che spara al lato. Pallone gestito da Liberti, Liberti si appoggia su Bud, Bud se la sposta sul destro, Bud una deviazione e c'è il due pari, il pareggio meritatissimo del Football 8 col suo uomo migliore, Bud. Pallone di fuoco all'indirizzo di Bud, Bud prova il destro, Ponzelli si allunga, poi Liberti e c'è il 3-2, il 3-2 del Football 8, rimonta completata per i ragazzi in maglia viola, 3-2 Football 8. Pallone gestito da Vilcu, Vilcu all'indirizzo di Aliberti, Aliberti una finta, poi ancora dentro per Vilcu e c'è il 4-2, ora la strada è tutta in discesa per il Football 8, a segno anche il capitano Vilcu.
calcio di punizione, andrà a fuoco alla battuta, è uno schema dietro per Cola che con il destro batte ancora Ponzelli, 5-2 Football 8, anche il neutrato Cola a segno. Mischia in area del Football 8, Fabrizio allontana, pallone verso Giana che può partire in contropiede, Giana gestisce il contropiede, pallone all'indietro, poi l'errore di Christian e c'è l'appoggio per la doppietta personale di Vilcu, 6-2 del Football 8 che completa la rimonta e sorpassa definitivamente gli Hammers. Ponzelli va a rilancio con le mani, il colpo di testa di Giana e proprio in questo momento arriva il triplice fischio dell'arbitro che sancisce la fine del match, ennesimo risultato utile consecutivo per il Football 8 Roma Nord, altra sconfitta per gli Hammers, questa volta però non meritata. Oggi ci eravamo contati, eravamo in 8, siamo andati in vantaggio 2-0, stavamo facendo una bella partita, poi una distrazione, un fallo che pensava fosse mano, invece l'arbitro ha lasciato correre e abbiamo preso il gol del 2-1, il 2 pari, poi è andata come è andata, diciamo. Di certo quando ci hanno lasciato più spazio noi con la nostra maggior qualità tecnica siamo usciti, siamo contenti perché questo è il quinto risultato utile di fila, il quarto da quando abbiamo cambiato allenatore, siamo arrivati a un certo punto del campionato dove dovevamo vincere per agganciare il treno delle squadre che stavano in testa, oppure se oggi non avessimo fatto i 3 punti saremmo rimasti nella mediocrità. Ultimo appuntamento con il girone di andata della Serie A al Circolo Sportivo Ciriaci, la Ragnatela Pub vuole uscire dal loop negativo, di fronte però ai secondi della classe della Venere in bikini con 5 vittorie consecutive. Pallone giocato dalla Ragnatela Pub sulla stessa fascia per Cuda, che alza la testa, il numero 9, ancora Cuda, sfodera il destro, para la papera del portiere della Venere in bikini, la prima forse in questa stagione che regala il vantaggio ai padroni di casa, 1-0 quindi per la Ragnatela Pub. Morezzi sventaglia dall'altra parte, riceve Placido, la mette giù, ancora Placido in mezzo, attenzione al tocco, Paresce, l'appoggio per Cuda che è solo, il raddoppio della Ragnatela Pub, partenza sprint degli uomini di Tupachi, 9 minuti, 2 gol e ancora Cuda protagonista. Pica, alza la testa, il lancio lunghissimo a tagliare tutto il campo, Paresce il tacco splendido per Placido, il piattone, 3-0 per la Ragnatela, ma qui che prodezza di Paresce, il numero 16 regala una chicca per Placido che poi concretizza con il piattone, 3-0. Pallone di Eusebi per Borsci, attenzione al tocco di Pica, sarà calcio di rigore. Ammonito anche Pica e allora va dal dischetto Andrea Eusebi, alza la testa il capitano. Va Eusebi che la piazza, 3-1, accorcia le distanze la Venere in bikini con Andrea Eusebi, sempre protagonista, 3-1 il parziale. Ha preso il via adesso la Venere in bikini, Eusebi da lontanissimo, la deviazione sulla traversa, beffato qui Ripani dal tocco. Pallone giocato sulla sinistra, il cross in mezzo, deviazione, attenzione perché Eusebi da lì potrebbe anche tirare, lo fa in questo momento, pica la deviazione sulla traversa. Sfratato riceve il pallone, va in mezzo per Placido, para, riscatta l'errore. Rimessa laterale, l'appoggio fuori per Veneziano che la mette giù, alza la testa, ancora Veneziano, un tocco, va lui dalla grande distanza, che gol di Veneziano, David Veneziano, un gol bellissimo, destro terrificante, ripari non può nulla, 3-2 adesso, partita riaperta. Della Pub va a battere il calcio d'angolo in mezzo per Sfratato, un rapace d'aria al numero 8 di testa, la mette nell'altro palo, para, può solo guardare, allora si riporta in distanza di sicurezza la Ragnatela Pub, 4-2 segna Sfratato. La Venere in bikini non si dà per vinta e continua ad attaccare, Principalli in mezzo, il tiro, la deviazione che inganna Ripani, rimane aggrappata al match la Venere in bikini, 4-3 lo firma Principalli dalla distanza. Sempre Venere in avanti, Borsci è tutto solo, prova Borsci, Ripani dice no. Morezzi aspetta il movimento dei suoi, non c'è nessuno in difesa, Paresce, l'appoggio, c'è Tombesi dall'altra parte, chiude qui il match la Ragnatela Pub, Tombesi mette il punto all'incontro, 5-3 e ormai mancano pochi minuti al termine del match. L'appoggio a destra per Midulla che può andare al cross, ci prova in mezzo ma non basta il tempo al Ciriaci, triplice fischio, la Venere in bikini si infrange sulla Ragnatela Pub che torna a vincere dopo 4 partite senza successo, 5-3 risultato finale. I 15 minuti diciamo di blackout rispecchiano un po' quello che ha detto il capitano la scorsa settimana, che tra noi e i primi della classe ci differenzia solo la...
l'esperienza. Siamo stati fortunati a trovare l'1-0, il portiere mi ha quasi regalato un gol. E poi siamo stati bravissimi a non subire, a trovare gli altri due gol. E poi sul vantaggio di 3-0 siamo stati bravi a tenere la partita. Ci tenevamo a fare una buona partita perché abbiamo fatto un punto nelle ultime quattro partite. Soprattutto con le squadre di pari livello in classifica non eravamo riusciti a vincere, quindi ci tenevamo a fare bene. Un gol importante stasera per me, è il primo, era ora, però è importante perché ci ha dato tranquillità in quel momento. Abbiamo riallungato le distanze e siamo riusciti a tenere fino alla fine. Buonasera gentili amici ed amiche, undicesima giornata del campionato di Serie A2, si affrontano questa sera a Trigoria il Bliss Eura e il Barcellona Caffè. Attacca ora il Bliss con Guarrasi, il possesso palla, apre sulla sinistra, bene per Gavioli che va sul fondo, la mette in mezzo Gavioli e c'è il vantaggio del Bliss sul tiro cross di Gavioli, termina in rete il pallone, la sblocca la formazione in maglia arancio. Ancora il Bliss in avanti con Guarrasi che va a destro e trova un gol fantastico. Guarrasi con una bomba che si incastona sotto l'incrocio dei pali, raddoppiano i padroni di casa. Non Sazio continua ad attaccare il Bliss, sanguina in qualche modo, poi Ramoli, 3-0, 3-0 del Bliss che trova ancora una volta la rete, dilaga ora la formazione in maglia arancio. Prova a rispondere il Barcellona, calcio d'angolo e colpo di testa e si oppone il portiere. Ancora il Bliss, attenzione a media, tre quarti campo, anche lui prova la conclusione e anche lui trova la rete. 4-0 del Bliss con Amelia che colpisce dalla distanza. Un'apertura sulla destra, il pallone messo in mezzo per Salvi, la controlla al limite, Salvi prova la conclusione, Sanguigni in qualche modo e poi Guarrasi è il più lesto ad arrivare sulla respinta e realizza il gol del 5-0, arriva la manita del Bliss. Corner per i padroni di casa, del pallone giocato per Guccini che colpisce il palo. Ancora il Barcellona in possesso di palla, attenzione però lo perdono i calciatori in maglia gialla, Guarrasi sballa sul mancino, la prova e trova il gol del 6-0 che chiude definitivamente l'incontro. Guarrasi con un mancino che non lascia scampo a Sanguigni, trova il 6-0 e arriva ora anche il triplice fischio del direttore di gara, risultato tennistico allo Sport City dove il Bliss Eura travolge per 6-0 il Barcellona Caffè e scavalca il Montagnola in vetta alla classifica. Al di là della prestazione individuale sono molto contento perché come al solito, perché noi da inizio anno che giochiamo così, giochiamo benissimo, siamo una squadra, ci sacrifichiamo tutti l'uno per l'altro, all'inizio mancavano alcuni ragazzi, adesso sono rientrati e stiamo andando bene, siamo primi. Oggi abbiamo vinto contro una squadra che a inizio anno si proclamava già vincitrice, però nonostante questo sono comunque bravi, però oggi abbiamo fatto vedere che ci meritiamo di essere al primo posto. Amiche ed amici della Lega Calcio 8, benvenuti per questa 12ª giornata di Serie A2 alla Stella Azzurra. Si affrontano Mochafruit e Olin. Attacca l'Olin con Mella. Bel passaggio filtrante per Secondo che calcia fuori. Attacca ora il Mochafruit. Bella azione centralmente sulla sinistra per Rota che al volo calcia fuori. Ceccarelli prova a uscire dalla pressione in comprensione con Conversano. Ciafardini da fuori. Grande risposta del portiere. Calcio d'angolo per l'Olin. Palla a Mella. Mella, bel triangolo con secondo, buca Mancini, 1-0, vantaggio dell'Olin sul Mochafruit, bellissima azione scaturita da calcio d'angolo e Olin in vantaggio. Rimette ora in gioco Mochafruit, l'arbitro fischia, Conversano addirittura va a calciare palo di Conversano. Calcio d'angolo per il Mochafruit, palla a Pisa, Pisa dentro l'area, mette a sedere un avversario, calcia di sinistro, 1 pari del Mochafruit con Pisa, che sangue freddo. Rimessa lunghissima di Mancini, la palla carambola da Alivernini, Alivernini con un sombrero e poi di sinistro, 2-1, che splendido gol di Alivernini, ha saltato il difensore e poi col sinistro ha scaricato dal limite dell'area, 2-1 ora per il Mochafruit.
Piccolo e Mocciafrutto sulla sinistra con Rota. Rota mette in mezzo per Pisa. Pisa entra in area e di sinistro sigla la personale doppietta che vale il 3-1 per il Mocciafrutto. Bellissima reazione del Moccia dopo il gol di svantaggio. Ora 3-1. Azione sulla sinistra del Mocciafrutto con Alivernini. Alivernini cross in mezzo per Pisa che al volo calcia di poco alto. Secondo. Palla in mezzo per Cervalieri. Mancini risponde di piede. Punizione di Mella dalla lunghissima distanza. Va Mella, potente, alto. E l'arbitro fischia alla fine. 3-1 per il Mocciafrutto. È andato in svantaggio 1-0 contro l'Olin. Ma poi i ragazzi del Moccia sono stati bravissimi a recuperare.